Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di Minecraft. Location diversa per diversi video, non perdiamo altro tempo, iniziamo. Bene, rieccoci più o meno da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa, perché ho giocato un po' per fatti miei e vi faccio vedere una cosa a razzo velocissima. Zan zan zan, questo baule è pieno di cosa? Avete visto? Non avete visto? Vabbè, poi, siccome non faremo niente in questa puntata, poi vi farò vedere a cosa serve. Vabbè, servono a fare la fattoria quella vera, diciamo, con gli animali. Comunque, dato che la volta scorsa abbiamo farmato, cioè abbiamo trovato il macello, qua sta ancora cucinando il ferro. Vabbè, comunque, dato, dicevo, che abbiamo trovato 1.000.000.000 km² di diamanti, 40, sommati a quelli che avevamo, arriviamo a 41. Poi nel frattempo ne ho trovati anche altro, sono sceso nel dungeon, ne ho trovati 11 forse, un'altra decina diciamo più o meno. Siamo pronti per andarci a farmare finalmente tutte le cose che ci servono colorate. No, bugia. Allora, la spada ce l'abbiamo e sta ed è anche in ottime condizioni. Io direi di farmare soprattutto il piccone, la pala e l'ascia soprattutto, direi proprio di no, la zappa. C'è qualcuno in Minecraft di voi che si è mai craftato la zappa in diamante? L'hai usata in diamante? Vabbè. Comunque, detto questo, prendiamo un po' di bastoni e craftiamoci, no, me lo voglio craftare in cucina, non so perché. Craftiamoci il nostro piccone di diamante, quindi zan 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 zan. Attenzione, oh, stiamo livellando, attenzione, stiamo facendo l'upgrade delle nostre attrezzature. La spada ce l'ho, quindi io direi che come upgrade zan zan, corazza in diamante. Attenzione ragazzi, stiamo diventando dei pro adesso. Non penso ci riusciremo a fare tutto quello che ci serve. Ok raga, abbiamo armatura in diamante, attrezzatura in diamante, quella che ci serve. Siamo pronti per distruggere il mondo. Allora, innanzitutto io direi di fare una cosa. I diamanti in più li andiamo subito a lasciare qua. Comunque vedrò se continuo a trovarne altri diamanti, perché ovviamente servono sempre i diamanti. Abbiamo tutta l'armatura in diamante adesso, quindi i diamanti li possiamo benissimo lasciare prima che moriamo e li perdiamo. Ci togliamo questa armatura in ferro, che è anche un po' danneggiata, però non più di tanto. La mettiamo qua dentro e equipaggiamo la nostra bellissima armatura in diamante. Madonna come sono bello. Una cosa, poi se perdiamo pure la spada in mano, tipo così, madonna, cioè è uno spettacolo. Mancavano solo i guanti di dovevano fare anche i guanti di diamante. Non so poi come immobile dita, però vabbè. Bene, abbiamo fatto questo. Io direi che come prossimo obiettivo della prossima puntata, speriamo, voglio fare l'attacco al Nether, ovvero andare nel Nether a prendere tutte le cose che, vabbè, sapete, nella fortezza è il mondo. Però, per prima di scendere nel Nether, dobbiamo potenziare le nostre armi, incantarle soprattutto. Quindi dovremmo andare a creare quello per incantare, che non mi ricordo minimamente come si chiama. Come si chiama? Boh, come si chiama? Ci sei qua in mezzo? Non mi ricordo. Non mi ricordo proprio. Ah ok, dobbiamo fare il tavolo d'incantamento, credo si chiami qualcosa del genere. Però qui non c'è. Se non ricordo male, ah, che serviva la libreria tutta in da casa. Vabbè, allora facciamoci il tavolo d'incantamento, che si faceva con i diamanti, l'ossidiana e forse un libro, credo. Sì, ok, si faceva così, ho cercato e mi sono accertato. Allora, adesso vediamo. Allora, 4, 2 diamanti, ci servono 2 diamanti e un libro che credo che, ah no, ne ho 22, ne ho. Vabbè, ok, dovrebbe essere, togli qua, una cosa, muoio. Del genere. Muoio. Ok, sì, perfetto. Pam! Tavolo per gli incantesimi. Però non so dove piazzarlo. Allora, io volevo fare la stanza dell'alchimia, diciamo. Esattamente. Cioè, avrei voluto farla qua sopra. Però, siccome è un casino, scale che devono scomparire. No. Macello. Io direi che potrei fare un'altra stanzetta piccolina. Magari se questa si scende da qua. Si scende da qua. Oppure tipo che si scende da qua e poi c'è la stanza segreta magica. Metto magari una pedana a pressione per far aprire la porta, che mi conduce nella stanza di Yu-Gi-Oh, diciamo. Vabbè sì, però poi pensiamo a fare questa cosa. Questo però bisogna appoggiarlo vicino a, giusto, alla libreria. Poi potremmo fare che tra questi due bauli, pium, questa parte si apre ed entriamo nella stanza di Yu-Gi-Oh. Però se questo lo tolgo esco fuori al... Allora io direi di fare una cosa. La stanza di Yu-Gi-Oh, diciamo, la stanza dell'alchimia me la costruisco io adesso. E poi ovviamente nella prossima episodio ci andiamo a potenziare il tutto e magari riusciamo anche a fare l'attacco al Nether. Adesso io farei un piccolo sopralluogo nel Nether. Ovvero, quindi lasciamo tutte le cose che non ci servono, tipo queste. Portiamoci la spada in diamante, l'armatura, portiamoci quella in ferro perché non si sa mai, l'arco ce l'ho, le frecce ce le ho, perfetto, quindi anche per attaccare tipo i ghast, no i ghast non si, vabbè ok, comunque ciao, scendiamo e andiamo, da quanto tempo lo scendevo qua giù, e andiamo nel Nether a fare un piccolo sopralluogo per vedere come organizzarci per fare tutto quello che dobbiamo fare. Eccoci, benissimo, madonna il delirio succede qua dentro, via.
Vabbè, raga, volevo usare le cuffie, ma non so perché non funziona più l'ingresso jack del mio computer. Beh, quindi alza il volume e tuffiamoci nel Nether, sperando che non dia problemi con l'audio. Ciao, amici! Allora, io direi di tracciare tipo un percorso. 9 torce, ottimo. Vabbè, di farci più o meno un'idea su come si arriva, anche se qua dietro, se non sbaglio, qui dietro, al castello del Nether. Già che ci siamo, io mi prendo il quarzo, perché sì. Cioè, non vedo perché non dovrei prenderlo, già che ci siamo. Facciamo un po' di scorta di quarzo che potrebbe servire in futuro. Qui c'è l'alluminite, attenzione. E c'è anche la lava, vabbè, poi veniamo, tanto non è che ci serve. Che cavolo di fine ha fatto il castello del Nether? È scomparso o cosa? Ah, ecco le verrughe, qui c'è tipo un ponte. Ah no, sta qua sotto e non l'avevo proprio visto. Zan zan zan. Eccolo, raga, eccolo, eccolo. Vabbè, vabbè, praticamente è qua. Poi quando veniamo a fare facciamo anche. Vabbè, recuperiamo queste verruchette che sono messe qua. Comunque i pigmen zombie sono proprio tranquilli, perché vedono un estraneo che, cioè, praticamente è come se noi nel nostro mondo a un certo punto vedessimo un alieno, così. Perché loro, questo è il loro mondo, a un certo punto vedono noi, che non c'entriamo niente col loro mondo. Però stati calmo, giovane. Però vedi, sono cordiali, cioè non è che ci attaccano, fanno niente. No, sono bravissimi, sono. Al contrario di quelli schifo di gas. Oh, attenzione. Vabbè, abbiamo trovato. Ma da qua è qui finisce il Nether. Cioè, guardate che distesa di lava, mo. Vabbè, praticamente abbiamo trovato il castello del Nether. L'avevamo già trovato. Vediamo se troviamo anche di qua. Abbiamo trovato soprattutto anche il punto per scendere sul castello. Tra l'altro, un mistero ancora più grosso di questo gioco è dove sta la fortezza subacquea. Perché nella scorsa stagione ebbi un culo della Madonna e spawnai a due passi, cioè proprio due passi dalla fortezza sott'acqua. Non ho la minima idea, anche perché non sono neanche vicino al mare o oceano, come lo volete chiamare, lo chiamate. Quindi non ho veramente la più pallida idea. Dobbiamo trovare il tempio della giungla, la villa, madò, un sacco di cose. Quindi ci dobbiamo abbastanza muovere. Comunque sì, ci basterà scendere da qua e poi da qua andare verso il castello. Stranamente non vorrei provare a dirlo ancora, poi succede il contrario. Gas non ce ne sono, ma boh, se ne escono adesso. Vabbè, abbiamo fatto la nostra esperienzetta nel Nether. Andiamocene subito, finché siamo in tempo. Via, 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 ciao. Tra l'altro mi sono portato appresso il banco degli incantesimi. Se morivo, fine. Buttavo due diamanti, perché poi per il resto non ci interessa. Usciamo da qua, torniamo un attimo in superficie. Stiamo preparando l'attacco al castello del Nether in questo momento, sì sì. Ok, bene, siamo arrivati. Comunque sì, io direi che potremmo già iniziare, volendo, a spaccare il mondo e a costruire la nostra piccola stanzetta di Yu-Gi-Oh! No, bugia, non posso, perché qua potremmo fare, ma volendo, da questo lato. Da questo lato, tipo, se io falso, anche di qua non si può fare niente. Bene, siamo circondati. Vabbè, possiamo fare che scendiamo da qua e mo pure qua usciamo fuori. Qua, nel piccolo pianerottolo, qui c'è tipo una stanza segreta di Yu-Gi-Oh! Tutto il resto. Cioè, io onestamente la vorrei fare qua sopra, perché è più comoda, arriviamo prima. Però lì so, cioè, non si può, per vari motivi non si può. Oppure possiamo vedere se la riusciamo a fare fuori da qualche parte. Ovviamente è notte, non ci avevamo fatto caso, andiamo a dormire. E già che ci siamo, ce ne eravamo scordati. 3, 2, 1, boom! Pulsante like, tutti insieme like, ok. Usciamo a fare un piccolo sopralluogo fuori. Vediamo magari se riusciamo a trovare qualche punto dove possiamo creare la nostra stanza di Yu-Gi-Oh! Magari andiamo dietro, noi qui abbiamo fatto il gazebo. Quindi, no. Proviamo a vedere da quel lato, dove, che praticamente c'era un sacco. Infatti, guardate, tutto questo spazio vuoto. Tipo, potremmo fare un accesso nascosto da qua. Allora, questo lato. Tipo, boh, che noi camminiamo da qua, venendo da qua. E qui, blu, si abbassa ed entriamo nella stanza di Yu-Gi-Oh! Però poi è fuori dalla casa. No, vabbè. Vabbè, ora vediamo un po'. Ah, una cosa importantissima che mi sono scordato di dirvi e farvi vedere. Attenzione, me ne ero proprio completamente dimenticato. Andiamo giù un attimo alla nostra signora coltivazione ortofattoria, come la volete chiamare, la chiamate. Allora, innanzitutto, come potete vedere qui, ho migliorato un pochino, perché ovviamente non è che sia ancora bellissimo, però qui devo sistemare ancora. Ho migliorato, ho fatto questo tunnel un po' più carino di quella schifezza che stava prima, è assolutamente più carino, con tutte le torce in stile molto rustico. Vediamo. Ma soprattutto, zan zan zan, guardate, ho fatto, ah, qui ho anche sistemato, così diciamo, e ho messo il vialetto che conduce alla nostra fattoria. Ho fatto finalmente, guardate che belli. Allora, ho alternato per fare questi giardinetti pezzi di blocchi di pietra a scale a lastre. Guardate, ho fatto questa cosa molto artistica, così strana, sia da qua che da qua, mettendo fiori ovviamente diversi per dare colore, risalto e anche erba. Già che ci siamo, io direi, siamo scesi qua, iniziamo a raccogliere i frutti del nostro sudore, perché abbiamo sudato tantissime camicie per costruire questa coltivazione ortofattoria. Quindi raccogliamo tutto e andiamo a mettere tutto all'interno dei nostri bauli. Ad esempio, che ne so, qui mettiamo lo zucchero. Lo riempiremo tutto di zucchero.
Bene, queste sono carote. Raccogliamo tutte le carote. Non so se ci basta un baule per ogni tipologia di cosa, però noi ci proviamo, vediamo se ce la facciamo. Prendiamo le patate, le patate. Ok, ne piantiamo una a testa e il resto di patate le mettiamo qui dentro. Magari possiamo mettere anche un cartello per ricordarci cosa sta. Queste che sono altre carote, eh? Sì, altre carote. Quindi le andiamo a mettere nel baule delle carote, che dovrebbe essere questo qua. Sì, ovviamente le dobbiamo ripiazzare, me ne sono scordato. E poi ovviamente il nostro bellissimo amico grano, che andremo a raccogliere tutto. La cosa più difficile sarà trasportare i giancarli e le pecore e le mucche, trovare le mucche e portarle da dove stanno su quella montagna alla fattoria serra. Non so che costruiremo qua giù, sarà un'impresa impossibile praticamente, però non ci riusciremo. Allora, torniamo un attimo sopra, dopo avervi fatto vedere questa cosa, andiamo a scegliere dove fare la nostra fattoria proprio con gli animali. Anche a te c'è un lama? Da dove sta il lama? Vabbè, penso che la farò all'interno. Non lo so, ci devo pensare. Se la facciamo qua è un po' scomodo, dobbiamo venire sempre qua dietro, mentre in casa però dobbiamo scendere là sotto. Qui c'è l'accesso al Parco delle Meraviglie e vabbè, no, vabbè raga, facciamola in casa, sfruttando quella specie di stanzino che sta là sotto, facciamola là, dai. Scendo da qua, se buco da qua mi ritrovo nel pianerottolo di prima. Se buco da qua mi ritrovo fuori. Un dungeon, via, scappa, ok, lo facciamo là. Addio, addio. Bene, andiamo a farlo qua giù, non ci interessa niente. Dovremmo farle anche allo stesso livello, così non stiamo ulteriormente a scendere. Sempre, ovviamente, se c'è lo spazio per fare tutto quello che dobbiamo fare. Facciamola abbastanza capiente. Dobbiamo mettere anche tutte le librerie dentro. E mettiamo anche un paio di chest per tutto il resto delle cose che dobbiamo caricare all'interno della stanza. Ovviamente mettiamo una torcia, sennò è il delirio. Ok, andiamo anche di qua, mi sento il rumore di acqua, io boh, vabbè. Togliamo tutta questa pietra. Se riesco la faccio anche alta. Oh, bene. Bene, bene, ma non benissimo. Vabbè, ci dobbiamo ricordare di chiudere il tutto qua. Precipitiamo giù. Vabbè, vediamo se riusciamo ad allargarla di uno da sopra. Ok, perfetto, sì, ci sta, ottimo. Bene, si è rotto il piccone. Usiamo il piccone di pietra, saremo 15 anni adesso. Ah no, beh, bugia, quella roccia, che cosa ci vuole? Ma non è che se... carbone! Ma non è che se lascio aperto qua c'entrano le aquile? Vabbè, questo me lo prendo, dopo vado a mettere un altro blocco per sostituire il tutto. Sì, 1000 carboni, vabbè, ciao. Bene, dato che deve stare a distanza di uno da... praticamente se qui sta la libreria, qui sta a vuoto, dovrebbe stare qui al centro questo coso qua. Tipo così. Madonna, il libro incantato quando entri, oh. Vabbè, ok, proviamo a craftarci le librerie invece adesso. Vediamo magari se ci riusciamo. Non è che abbiamo tantissimi libri, però bene, non ci basta. Vabbè, 3, 6, 9, 12, quindi riusciamo a farcene altre 4. Ok, perfetto. Questi togliamo perché non servono a niente. Possiamo rimettere a posto tutto il legno che non ci serve. Abbiamo 7 librerie, non ce ne facciamo niente di 7, ce ne servono altre 800 milioni. Vabbè, però poi me le crafto io con la carta che c'ho giù e vabbè, addio. Allora, iniziamo. Vediamo qua innanzitutto cosa c'è. Tipo, se prendessi, allora prendiamo i lapisluzzoli e prendiamo anche del legno, già che ci siamo. Così ci craftiamo, già che siamo qua, perché lì non c'è il banco da lavoro. Facciamoci 2 chest, ci facciamo. E qui dentro andiamo a mettere appunto tutti i materiali che servono per incantare, pozioni e via dicendo. Quindi, praticamente, se tipo noi ad esempio mettessimo qui i bauli, forse però io la... fine. Io forse la allargherei ancora un pochino. Qua non mi ricordo se deve stare a distanza di uno o può stare anche attaccato. No, deve stare al centro. Tra l'altro le librerie sono 2 in altezza, quindi vabbè, ho fatto un piano, vabbè, poi lo andiamo a chiudere, ok, ciao. Ma il libro mi segue, bellissimo. Allora, praticamente, le librerie andranno così. Guardate come prende il potere. Sì, fortissimo. Vabbè, poi vediamo. Io nel frattempo poggio qua i lapisluzzi di tutte queste cose che non ci servono. Bene. Qua vorrei fare una porta a pressiao. Però no, per fare la porta a pressione devo mettere i pistoni, coprire i pistoni. No. Un macello. A meno che non esco, non faccio un pistone che cade da sopra, uno che cade da sotto. Devo tra l'altro anche cercare di livellare abbastanza. E proprio per questo direi che ci serve, avete già capito cosa, una farm di esperienza. Una farm di esperienza, il delirio succederà per fare quella farm altissima, vabbè. Comunque, ho visto, la farm di esperienza funziona che quando ti avvicini praticamente ti piove il mondo di mob. La farm che facciamo nella scorsa puntata non cadeva nulla, neanche se pagavi, niente. Vabbè, comunque proveremo a fare una farm di esperienza anche questa puntata. Non so dove, a dire la verità, in questa serie, volevo dire, non in questa puntata. Andiamocene a dormire e facciamoci un pisolino adesso. Cioè, usiamo la propria mod di farm questa volta. Poi facciamo crescere tutte le cose, non ci interessa. Dovrei avere anche altro zucchero, sì, zucchero che possiamo trasformare in carta. 57 fogli, bene. Adesso per fare i libri però ci serve il cuoio, che ne ho solo 12. Ne abbiamo altre 2, direi di andarle a mettere subito giù. Non abbiamo fatto moltissimo in questa puntata, però nella prossima succederanno forse
queste grandi cose. Quindi ci vediamo nella prossima puntata di Minecraft. Per acabare oggi questo video di Minecraft, finisce qua, cliccate like se il video vi è piaciuto, cliccate like anche se il video non vi è piaciuto. Vi do appuntamento al prossimo gameplay di Minecraft, che succederà il delirio, credo. Forse entreremo nel Nether, succederà il macello. Quindi non perdetevelo, lasciate un commento, fatemi sapere cosa volete che andiamo a costruire, a fare opere, attrazioni, tutte le cose che volete. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!